Oh, allora, eccoci qui finalmente di nuovo con un altro video. Allora, guarda un po' cosa ho trovato sul televideo, sul televideo. E la notizia, tra l'altro, è già stata pubblicata ieri, quindi 8 aprile. Scoccata la mezzanotte da 22 minuti, ma c'è ancora. Questa roba c'è ancora in TV, in televideo Rai. Allora, Covid-19, si dimette Ferrari deluso da UE. E chi è questo Ferrari? Allora, questo Ferrari è il presidente del Consiglio Europeo della Ricerca, CER, lo scienziato italiano Mauro Ferrari. Quindi non praticamente confondere con la Ferrari, no? Del famoso Enzo Ferrari, no? Enzo. Ah, dice si è dimesso per non essere riuscito a convincere Bruxelles, cioè la UE, a istituire un programma scientifico coordinato e su larga scala contro la pandemia di coronavirus, no? Quindi lui era partito un quarta, no? Si chiama Ferrari, figurati. Ma anche in quinta, ma anche in sesta, anche la Ferrari, ma forse c'è anche la settima, eh? Forse c'è anche la settima, diciamo la maggiorata, no? La Ferrari. Insomma, è partito lì a razzo, no? Da buon ferrarista, appunto, e dice, vabbè, dice, figurati se, dice, di fronte a un'emergenza come questa, no? Dice, il coronavirus, ha detto, qui è cambiata. Ah, ecco, l'hanno rimessa. Questo televideo è un po'. C'ha il virus anche il televideo. Cambia la pagina, poi ricambia. Dai, partiamo un quarto. Dice, dai, vediamo se si fronteggia tutti insieme questa coronavirus. E questi manco po' cazzo, no? Proprio se ne sono strafottuti. E allora lui che ha fatto? Cioè, Ferrari alla guida della principale istituzione scientifica europea dal 1 gennaio 2020. Cioè 2020, cioè 1 gennaio 2020, ha presentato le dimissioni alla presidente della commissione, quella lì, la permanente, no? Von der Leyen, cioè la permanente, visto, c'ha tutta la pettinatura, tutta proprio, come dire, da telenovela, no? Cioè, ha capelli proprio, come dire, cioè fissi, fissi, come se fossero, appunto. I papelli e le bambole, insomma, no? La bambola con lei è più che una bambola, sembra una befana proprio, una roba veramente inguardabile e inascoltabile, no? Dice, vabbè, dice, questo il 1 gennaio 2020 si era seduto sulla poltrona di presidente del CER, no? Consigliere, cioè poco più di 3 mesi, via, arrivederci. A belle, come dire, si è già levato di sculi, gli scudi, cioè si è già levato di mezzo da 3 passi. Allora, sono in motivazione. Sono rimasto profondamente deluso, estremamente, scusate, sono rimasto estremamente deluso dalla risposta europea a Covid-19, ha spiegato al Financial Times, cioè no, non un giornaletto qualsiasi, cioè. Quelli, diciamo, insomma, Financial Times, ci sono dietro quelli che si sa bene, no? La grande finanza. Sono arrivato al CER da fervente sostenitore dell'UE, ma la crisi di Covid-19 ha completamente cambiato il mio punto di vista. Cioè, praticamente, tradotto, sono arrivato alla presidenza del CER da Prodi, no? Prodi, Ciampi, ma anche, diciamo, anche Gualtieri, no? Ero Gualtieri, no? Sono arrivato da Gualtieri, da Prodi, dice, poi però sono andato via da Farage, praticamente. Cioè, io ora vado, ora mi rigiro la osina, vediamo se mi riesci il giochino. No, così no, oh, eccomi qui, capito? Per cui praticamente l'entrata da Ciampi, da Prodi, no? Tutti questi,
appunto mega eurofanatici, hanno coniato anche questo, eurofili, euroinomani, che euroinomani, questi quelli bisogna fare, si faccia allepire, se no non godano, non godono, gli manca il flusso vitale, no? Senza la UE, no? Quindi gli eurofanatici. E poi gli euroinomani, gli eurofili, insomma, lei è entrato da eurofilo e le è uscito da euroschifato, non so come definire, eurofobo, euroscettico, euroschifato, non so, ecco, questa, ma c'è basta, pensaci, c'è bastato praticamente 3 mesi e nemmeno una settimana, 3 mesi e una settimana per levare le tende. Ecco, ma io dico, ma a quelli che poi tra l'altro vi parla uno che nasce europeista, vive europeista, come dire, sostiene l'europeismo, no? Perché ovviamente sempre nell'ottica di Altiero Spinelli, no? Basta conflitti, basta tensioni, basta guerre, siamo tutti fratelli in Europa, no? E poi, cioè, dopo il 92 tu metti su una schifezza del genere, cioè, ma qui ti ritorna voglia di fare guerra, va bene? Ti ritorna voglia di fare guerra, perché? Ma rendete conto che, cioè, ora c'è. Dice bene questo Ferrari, no? Dice, ma dice, scusami, ma dice, come sta affrontato la faccenda del coronavirus? Ma, Ferrari, ma come l'hanno affrontata? Ma c'è tanto di scritto nero su bianco che la UE, numero uno, non si interessa della sanità, cioè non ce ne frega nulla della sanità, cioè che se la cavino gli stati. Ciascuno stato aderente se la cavi da solo, cioè non è roba nostra, è competenza nostra, non ce ne frega cazzo. Ma non solo c'è scritto questo, c'è scritto che tra la sanità pubblica e la sanità privata si deve dare più spazio alla sanità privata, capito? Ah, sai, quindi taglia di qua, taglia di là, ce lo chiede la UE, no, ce lo chiede l'euro, ce lo chiede la BCE, taglia di qua, taglia di là, oh. Ti arriva una roba come questa, cioè, ti tocca mettere gli ospedali a campo a chiamare l'esercito, cioè a dar retta a questi, cioè si va a finire a questi livelli qui, cioè, capito ragazzi? Cioè, tra un po' bisogna scegliere, bisogna scegliere. Allora, no, tra un po', forse ora subito, prima possibile, che scegli? Il coronavirus? Cioè il Covid-19, cioè, oppure tu scegli il cancro dell'Unione Europea, cioè, perché alla fine tu devi fare una scelta, no? Cioè, ragazzi, cioè, il coronavirus non tu puoi restare una roba, cioè, non è contagiosa, è cancerogena, capito? La UE è cancerogena. Cioè, un coronavirus tu ci puoi anche levare le gambe, ci puoi anche salvare la pelle, ma da un cancro non ti salvi, cioè, può fare. Quindi, signori, io e ho bene detto tutto, vabbè, ho bene detto tutto. La UE si è provata come quello che la fa, quello come la funziona, meglio come la funziona, e quindi ogni minuto di più che si sta in uno schifo del genere è tutto tempo, come dire, buttavo via, cioè, per non dire di peggio, no? Per non dire di peggio, tutto tempo buttavo via, ma magari fosse solo tempo, buttavo via. Va bene, io a questo punto vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, gente, meditate, perché se anche uno così, che dopo 3 mesi di poltrona a Bruxelles, un'istituzione di bruxelliana, cioè decide di levare le tende e di diventare euroscettico, di diventare come Farage, cioè ragazzi ci sarà, un motivo ci sarà, forse anche più duro. Va bene, a presto quindi, io ve lo rinquadro il...
la pagina del televideo e vi saluto con la mia benedizione. Ciao ciao, a presto su questi schermi con il vostro dispettosissimo amico etrusco. Ciao ciao.